Siamo in campagna, è venerdì sera e per un uomo e la sua scimmia significa giocare a bowling al Bowlmore Lanes. Questo è un venerdì super speciale. Si gioca il campionato di bowling. Ci sono molti bravi giocatori, ma l'uomo dal cappello giallo è l'unico ad avere un sostenitore che applaude con i piedi. Grazie, George, ma se non uso la mia palla da bowling, non riesco proprio a giocare. Ah. Sì! Sì! Evviva, ci siamo, George! Questo è l'ultimo lancio. A George piace la palla della signora Rankins, è lucida, splendente e disegnata. Bene, chi ha vinto? Voi due siete pari. Perciò questo significa che domani sera vi batterete per la conquista del titolo. Vuoi provare anche tu, George? Questa è leggera. Fuori pista. Ogni volta che George fa un lancio, la palla va fuori pista. Oh, vedrai che migliorerai. Basta allenarsi. Ci vediamo allo spareggio. E naturalmente che vinca il migliore. La mattina dopo c'è un'atmosfera tesa per l'imminente finale del campionato. Sai, sono molto nervoso per la gara di stasera. Niente fa sentire un uomo fortunato come delle scarpe da bowling lucide. Palla, 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 lancia la tua palla. Se le scarpe lucide portano fortuna, una palla da bowling splendente sarà super fortunata. George fa una sorpresa al suo amico lucidando la sua palla da bowling. Ma questa pesa come un macigno. Per fortuna rotola. Ma purtroppo continua a rotolare. Sembra che le palle da bowling non sappiano quando fermarsi. Palla, 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 quanti punti io farò? Se prima la palla da bowling non aveva bisogno di essere pulita, ora non può farne a meno. George! Ah, ecco dove sei. Non sporcarti, fra poco dobbiamo andare al Bowlmore Lanes. Adesso George deve darsi molto da fare. Ha fatto davvero una gran fatica, ma ora la palla è uno splendore. È
talmente splendente che Giorgia non sa resistere. E vuole provarla. Ma ora la palla non rotola. Ma certo, non rotola perché il terreno è sconnesso. Per essere sicuro che funzioni, deve provarla su una superficie liscia. Il vialetto è abbastanza liscio, ma è in pendenza. Palla, 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 lancia la tua palla. Quello di cui Giorgia ha bisogno è una superficie liscia e piana. Una superficie liscia, piana e dura. Ma sembra che stia scoppiando un temporale. George? George, che cos'era quel fracasso? No, George, no! Ti ho sentito dal piano di sopra. D'accordo, va tutto bene, ma non devi usare le mie scarpe da bowling. È ora di andare! Dobbiamo sbrigarci o faremo tardi! Siamo pronti? George non vede l'ora che il suo amico apra la borsa e veda la palla lucida e brillante. La palla è rimasta a casa. Magnifico! Bulmer Lanes, stiamo arrivando! George deve portare la palla da bowling al suo amico e in fretta. Ma come? George ha un'idea. La strada è come una grande pista da bowling con dei solchi ai lati. La palla da bowling rotola bene lungo la strada. Se c'è una cosa che Giorgia sa fare è mandare la palla fuori pista. Huh?
bacco! Ha cominciato la gara con un vero colpo da maestro! Ha lanciato la palla così velocemente che non me ne sono neppure accorto. Ma non capisco, tu sai che cosa è successo? E così George ha fatto il suo primo strike mandando la palla fuori pista.